Becchiamo Rugantino. Ah, bene, Rugantino. Sì, sì, sì. E qui a Roma non vi conosce nessuno? No, signor, sto arrivato stamattina, ecco. Ah, orso dunque. Mi parete proprio una brava persona. Sì, 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 sì. Vi proverò. No, si tratta della traduzione dell'Arlecchino, servitore di due padroni, di Carlo Goldoni, in Rugantino, servo dei due padroni. Quindi è una semplice traduzione, semplice, non tanto perché è stata abbastanza faticosa, una riduzione, un libero adattamento del famosissimo testo goldoniano. Allora prendetevi in mezzo al maiocco, sì. Andate alla posta, sì. E domandate se vi sono lettere di Oronzo Arretusi. De chi? Oronzo Arretusi. E chi è sto Ronzo? Ma io no! Io sono Ronzo Arretusi, dicevo, e vengo da Macerata, o meglio, fuggo da Macerata perché sono accusato di un omicidio di mio cognato, di Federico Rasponi, e vengo a Roma, arrivo nella locanda, incontro il qui presente Pietro Romano sulla scena Rugantino, l'abbiamo già detto, e diventa il mio servitore, e lì succedono tante cose, equivoci, gag, e aspetto Beatrice. Cercate di capire perché state vedendo con i vostri occhi la verità. Il signor Federico non vorrà mica prendere una donna che ama un altro uomo. La prenderò nonostante tutto. Signore, siete arrivato troppo tardi. Tra il nostro pubblico abbiamo spesso bambini e nonni che si divertono allo stesso modo, insomma. Sì, è uno spettacolo assolutamente per tutti, anche su questo abbiamo un occhio di riguardo, insomma, cercando di utilizzare un linguaggio che più o meno vada bene dal bambino al nonno.